All'interno del progetto GANGS è stato ideato l'evento che avrà luogo il 1° giugno a Palazzo delle Esposizioni per Spazio in Città, progettato da un gruppo aperto di giovani fentini ricreativi con l'intento di creare uno spazio, o meglio nuovi iperspazi, per i giovani della città. Un modo per lanciare un segnale forte e chiaro e per presentare in modo più informale le idee che stanno dietro a questo progetto. Sabato 1 giugno, GANGS atto finale, cosa succederà? Bene, il sabato 1 giugno, attraverso questo evento finale, il progetto arriva appunto alla sua conclusione e presenta questo evento come una simulata di quello che vorrebbe essere un progetto per i giovani in città, il progetto di uno spazio che diventi appunto un moltiplicatore di spazi. Da qui il nome dell'evento, che appunto è Iperspazi. Ci ricorda che cosa vuol dire GANGS? GANGS è un progetto appunto del Comune di Faenza, delle politiche sociali e delle politiche giovanili e sta come giovani attivi nella gestione degli spazi. Proprio questo percorso, nato da un host, un Open Space Technology che si è tenuto a novembre, è andato a raggruppare giovani interessati a riflettere, a confrontarsi sul tema degli spazi a Faenza e da qui è nato proprio un vero e proprio laboratorio progettuale. Da qui i ragazzi hanno steso un progetto che verrà presentato alla pubblica amministrazione e un evento che simuli quello che loro vorrebbero per la città di Faenza, proprio in un'ottica di iperspazi, di moltiplicatore di spazi per i giovani. In quanti ragazzi avevano risposto a questo evento? E diciamo che nell'host si erano più o meno mossi su una cinquantina di ragazzi. Da quel gruppo gli interessati sono stati dai 10 ai 15 ragazzi che più o meno alternativamente hanno seguito il percorso, che ha coinvolto sia una parte formativa e sia una parte proprio in cui si sono sperimentati con la progettazione. Tu sei uno dei ragazzi che ha partecipato al progetto GANGS. Come sarà strutturato l'evento di sabato? Sabato l'evento sarà strutturato dalle 15 a partire dal Palazzo delle Esposizioni fino alla serata tarda, in cui ci saranno dei vari workshop, dal freestyle al parkour a Design for All, Comic Space e tante iniziative che vogliono coinvolgere la cittadinanza giovanile a Faenza per creare una simulata di questo progetto realizzato grazie a GANGS. Come siete arrivati a creare questo evento? Questo evento è stato fatto in collaborazione con il Comune di Faenza, l'Assessorato alle Politiche Giovanili e il Laboratorio di Ricercazione, in cui abbiamo rivisitato insieme un evento per creare degli spazi moltiplicatori. Da qui nasce l'idea Iperspazi, che possono gestire nella città vari eventi faentini. Faccio una domanda un po' più personale: come mai hai deciso di aderire al progetto GANGS e secondo te di cosa c'è bisogno qui a Faenza per voi giovani? Quello che è venuto fuori dal percorso è di tutti i giovani è che a Faenza mancavano degli spazi per creare aggregazione giovanile. Dalle più svariate associazioni sono venute fuori varie richieste per le loro attività e GANGS vuole riunirle tutte quante insieme per creare creare nuovi spazi ed essere moltiplicatore di idee. E invece tu perché hai deciso di aderire? Io ho deciso di aderire perché credo nel progetto e soprattutto per creare una cittadinanza attiva all'interno del centro storico più partecipata. Francesca Diletta per Faenza Web TV.